All'Istituto Professionale di Stato Mozzoni di Mestre, la Presidente della Provincia di Venezia Francesca Zaccariotto e l'Assessore all'Agricoltura Massimiliano Malaspina hanno presentato una pubblicazione dal titolo Il Bosco Magico. Si tratta di una favola dal sapore ecologico rivolta ai bambini più piccoli, la quale, attraverso giochi e disegni, invita alla scoperta dei boschi tipici della provincia di Venezia. Al progetto grafico ha contribuito la classe ex quarta C del Mozzoni. Queste attività didattiche aiutano i ragazzi a comprendere il rispetto e l'amore per la natura, ha detto la Zaccariotto, ma sentiamo l'intervista. Un libro, un lavoro importante, commissionato dalla provincia ad una scuola di Mestre. Sì, commissionato dalla provincia, ma soprattutto accolto in maniera positiva da quelli che sono i ragazzi dell'istituto, e che ha dato un risultato eccezionale, perché attraverso un loro modo di interpretare il verde e il mondo animale sono riusciti ad esprimere un linguaggio assolutamente, secondo noi, comprensibile all'utente finale, che in questo caso è il bambino. Quindi riuscire a parlare di verde, di animali, di flora, fauna, in tutte le sue, diciamo, anche complessità, io credo che è straordinario, se soprattutto arriva con i segnali positivi che noi intendiamo dare ai nostri ragazzi. Ed è anche un risultato che testimonia come la scuola è assolutamente un soggetto attivo e partecipativo in quelli che sono i risultati che le istituzioni vogliono raggiungere. Quindi oggi non si fanno più i tradizionali tirocini, ma ci si assume delle responsabilità che fa sì che loro stessi ragazzi diventano attori, e quindi imparano a loro volta tutta una serie di informazioni, elementi e anche obiettivi che le istituzioni pubbliche hanno, e riescono a trasferirli ad un'altra generazione, che in questo caso è quella dei piccini. E questo va anche in linea con l'obiettivo della provincia, che mira ad avere la provincia verde. Adesso questo libro verrà distribuito ai ragazzi? Questo libro verrà distribuito nelle scuole, e come risultato, per l'appunto, è quello di continuare un progetto che ha visto la provincia impegnata in un'area di sua proprietà nella realizzazione e nel riconoscimento anche di un contributo che ha avuto per questo bosco che si trova a Milano. Quindi verrà consegnato a tutti i ragazzi delle elementari e servirà per noi per diffondere quello che è stato un progetto iniziato dalla provincia, ma anche per aiutare i nostri bambini ad avere un approccio con il mondo verde che si inserisce in un contesto abitato, quale quello della città, ma che anche nelle città noi possiamo costruire degli importanti polmoni.